Si chiama Andres Arango, è un giovane prete che per 26 anni ha sbagliato le formule dei sacramenti, andandoli pensate a rendere del tutto nulli, annullati. È presente costui nella chiesa di San Gregorio a Phoenix, negli Stati Uniti d'America. L'uomo si è dimesso dall'incarico, scusandosi con tutti quelli che hanno avuto a che fare con lui e con quelli che nel corso di quasi questi 3 decenni è andato a battezzare. Tutto è da rifare. Tutti quelli che ha battezzato sono quindi da ribattezzare, non sono stati, diciamo così, battezzati, non sono diventati, non sono sacri. Dunque, per 26 anni ha usato la forma ti battezziamo, anziché infatti io ti battezzo, come deve effettivamente essere. I fedeli dovranno ripetere il battesimo perché considerato come non valido, invalidato. Una svista che ha reso YouTube nulli, quindi annullati anche tutti gli altri successivi sacramenti che l'uomo è andato a imporre e che in qualche maniera non hanno valore di sorta. La storia è, diciamo così, di pochi mesi fa, ma è venuta alla ribalta di recente e il vescovo Thomas Olmsted ha voluto fare delle verifiche appurando tutto questo, dimostrando proprio che l'uomo, di conseguenza, pur andando a battezzare, non ha realmente battezzato, ma è tutto stato nullo. Il video termina qua, iscrivetevi al canale Narratore Italiano, commentate, è strano, è vero quello che si è verificato di recente.